Transcavallo Equinox Run, un successo, la settima edizione, corsa come sempre tra le montagne dell'Alpago. La gara a squadre si è sviluppata tra il Monte Lastè e il Monte Cornor e Cima Vacche, con due percorsi, quello riservato alle squadre e quello per i concorrenti singoli. Il primo misurava circa 21,6 km per un dislivello totale di sola salita di 1937 metri, mentre la prova individuale prevedeva la conquista di Cima Vacche con 12,7 km per un dislivello positivo di 1054 metri. Il tracciato di gara è stato disegnato da Vittorio Romor, presidente dello sci club Dolomiti Ski Alp. I risultati in campo maschile: la sfida agonistica ha visto la vittoria del team di Gianpietro Barattin ed Enrico Bonati. È sempre un'emozione ed è sempre bello partecipare, perché c'è tanto lavoro dietro, l'organizzazione impeccabile, tanta gente sul posto. Veramente belle sensazioni e ce la siamo goduta. Fino all'arrivo è stata proprio soddisfazione, perché quando stai bene, si sta bene tutti e due, la gara viene meglio. Tra le donne la vittoria è andata Elena Funes e Ornella Bona, e nella classifica individuale a primeggiare sono stati Eddie Nani e Patrizia Zanette. Prima volta insieme, sia a correre che anche in gara sostanzialmente, andata a Benone e sono andati molto bene in salita, e chissà che ci sia una terza volta, insomma. Siamo partiti in tre, io, Tiziano e Simone, mi sembra che si chiami. Sono riuscito a difendermi bene in discesa, perché avevo un po' la caviglia dentro da un periodo un po' che ho scavigliato, e l'ultimo tratto ho visto che non c'erano e ho controllato, ecco. Però sì, erano là dietro, se sbagliavo qualcosa mi prendevano. Il percorso era bello, come sempre, quindi l'ho gestito, quindi ho cercato di fare un ritmo che da tenere su tutti salita e discesa, quindi sono stata contenta. Archiviata la Equinox Run, gli occhi sono ora puntati sulla prossima 42esima Transcavallo, in programma il 21-22 febbraio 2025.